canal favorito. Latinísimo TV presenta. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oggi ti parlerò di sicurezza fisica. Vieni con me. Dani, bello interessante l'argomento sulla sessualità. Mi sono preso bene ed ho pensato di buttarmi. Però poi mi sono reso conto che, boh, cioè c'è qualcosa che mi blocca. Sì, quando sono lì sto per, però poi mi blocco e... Boh, non lo so, non mi sento sicuro. Ok, molto bello e importante quello che mi hai detto, grazie. Quindi oggi, partendo sempre dallo spunto dei bisogni della piramide di Maslow, facciamo un gradino in più e ti parlerò di sicurezza. In primis, la sicurezza fisica. Sì, perché ragazzi, essendo animali e di fronte a una potenziale minaccia, possiamo percepire una sensazione di blocco. E fin qui nulla di anormale, anzi, siamo in vita proprio per questo. Certo, capisco che quando la sensazione è troppo alta, beh, che fastidio. Comunque, tornando a noi, ci sono situazioni in cui ci sentiamo al sicuro e situazioni in cui ci sentiamo meno al sicuro. Per esempio, se stiamo entrando in una nuova compagnia e pensiamo che qualcuno magari possa prenderci per il culo. Oppure anche nell'intimità, per esempio. Potremmo aver paura magari di mostrare la nostra nudità, l'essere nudi. O infine anche quando siamo da soli in strada e abbiamo paura che magari qualcuno ci aggredisca. Presi da tutto questo senso di emozione, possiamo esagerare un po' quello che è la minaccia percepita e quindi bloccarci. Però fermati e prova a ragionare insieme a me. Numero 1. Cosa sta succedendo? Dani, sto entrando in una nuova compagnia. Ok, numero 2. Cosa ti viene da pensare? Per esempio che mi sento sfigato e boh, farò una figuraccia. Ok, capisco. E numero 3 invece cosa accade poi? Che mi viene la paura e quindi che scappo. Non ci vado. Perfetto, molto interessante e iniziamo a lavorare sul pensiero, perciò sul punto numero 2. Primo mi chiedo perché dovresti essere sfigato. Comunque... Se invece che pensare di essere così, potessi pensare, ma quando entro in questa compagnia magari all'inizio ascolto e valuto un po' la situazione attorno a me. Ti senti magari sotto meno performance così? Perché magari non devi dare quell'impressione di essere il figo della situazione? Bene, se fosse così, passa subito al punto 3. Cioè, sei più tranquillo perché sai che non devi dare l'impressione, quindi ti può permettere di ascoltare e valutare la situazione attorno a te e gestire meglio quella che è la tua entrata in compagnia. Ti sentiresti un pochino più tranquillo in questo modo? Quindi, ecco, come vediamo ragazzi, spesso emozioni e pensieri ci portano a comportarci in certi modi e non sentirci sicuri anche quando in realtà non sta succedendo molto. Facciamo in modo che le nostre emozioni e i nostri pensieri non siano automatici. Impariamo dunque a conoscerli e a conoscerci. E una volta fatto questo vedrai che tutto potrà cambiare. Lo so ragazzi, vi sto chiedendo qualcosa che non è facile ed è un grande sforzo. Però credo che ognuno di noi abbia le potenzialità per poterci riuscire. E se non dovesse essere così, sappi che io sono sempre qua. Quindi, dopo questa bella spiegazione, vi voglio chiedere una cosa, ragazzi. Se avete piacere di scriverlo qua sotto, vorrei chiedervi: e voi, di che cosa non vi sentite sicuri? Per esempio, in questo momento io non mi sento troppo in forma e di andare in spiaggia a far vedere la mia bella pancetta non mi sento troppo sicuro. Ok, ho voluto condividere qualcosa con voi. Spero possa essere apprezzata come cosa. Ok, ma prima di salutarci, aspetta un attimo. Ricordati di seguirci sui nostri canali Instagram, Facebook e YouTube. Latinismo TV. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Hasta luego. Ciao ciao. We'll be right back.